Buongiorno a tutti, grazie di essere qui in un incontro a cui noi attribuiamo una grande importanza perché non si tratta di una esibizione convegnistica, ma di un punto che vede tanti soggetti che hanno collaborato a dei risultati riunirsi per esaminarli, per capire quali possono essere i prossimi sviluppi su questo tema centrale che è la comunicazione, il nuovo giornalismo pubblico al servizio della trasparenza totale, cioè come la comunicazione può rendere effettivo la più grande rivoluzione che si è realizzata in questi anni nella nostra amministrazione, che è la trasparenza totale, di cui parleremo anche con un richiamo ai suoi principali alle sue principali norme. Io, dopo il saluto della Capo Dipartimento Pia Marconi, farò la mia relazione e presenterò anche i nostri ospiti, che poi non sono ospiti ma protagonisti. Però prima di questo, il vero e principale ringraziamento lo voglio fare proprio a Pia e al Dipartimento della Funzione Pubblica, interverrà dopo anche la Ministra Marianna Madia, perché come avete visto in questi materiali, che poi noi non discuteremo in questa sede ma nel webinar del Formez del 9, del venerdì 9, li abbiamo chiamati le frecce dei social, le tendenze che abbiamo individuato nel nostro studio, la nuova edizione dell'ebook sull'uso dei social nella PA realizzato dal Formez insieme a PA Social. Queste tendenze sono dei punti di riferimento che indicano come gli operatori della comunicazione, in assenza di una legislazione di sostegno, quindi a volte in posizione quasi pionieristica, sperimentativa, si stanno muovendo in queste nuove forme di comunicazione così incisive e così efficaci quando sono gestite in modo professionale. Avete visto anche nella cartellina che avete ricevuto, abbiamo, oltre al programma e all'indicazione dell'ebook con i collaboratori, che noi ringraziamo profondamente, sono tutti colleghi, non sono professori chiusi nel loro alveo accademico, ma sono colleghi che operano e lavorano con noi. E oltre a questo avete avuto una card che abbiamo chiamato un libro nel portafoglio, perché chiunque può scaricare con una app comunissima, col QR code, può scaricare la nuova edizione del volume sul suo device. Ecco, tutto questo l'abbiamo potuto fare perché in questa legislatura nel Dipartimento della Funzione Pubblica abbiamo trovato sempre un riferimento non soltanto costante dal punto di vista delle iniziative legislative, ma anche e soprattutto un ascolto, una capacità di lavorare in modo aperto alle sollecitazioni che vengono dalla società civile, ad esempio nel redigere il testo sul FOIA, decreto 97, che ha avuto la preziosa collaborazione di strutture civiche, di cui vi è qui un autorevole rappresentante, che è l'amico, l'avvocato Ernesto Belisario, e anche in altri campi, per esempio nella circolare 2/2017 abbiamo pubblicato, come avete visto, anche abbiamo dato tra i materiali, oltre all'articolo 95 sui nuovi profili professionali, anche l'articolo 8 della circolare 2, che è esplicativa e applicativa del FOIA. Ecco, in quel settore le consultazioni pubbliche sono state aperte ad un contributo di PA Social che è stato recepito nella circolare social come uno strumento fondamentale. Ecco, noi possiamo pensare, noi possiamo parlare, fare grandi analisi, confronti, ipotesi, ma se vogliamo cambiare le cose dobbiamo farlo qui, in questa sede, ed è per questo che io sono estremamente grato ed estremamente fiducioso nei prossimi passaggi, perché ho visto i passaggi precedenti e se oggi siamo in grado di portare dei risultati molto importanti con l'aiuto tecnico del Formez e la spinta operativa delle strutture della società civile o delle strutture istituzionali come l'Ocse, col quale abbiamo intrapreso un cammino assolutamente fecondo, ecco, lo possiamo fare grazie a questa apertura costante che abbiamo rilevato nel Ministero e quindi nella sua massimo rappresentante, il Ministro, i collaboratori del Ministro e la consigliera Marconi, a cui do la parola per il saluto per poi iniziare i nostri lavori. Grazie Sergio, grazie per aver promosso come Formez PA insieme all'Ocse, che è qui rappresentato da Alessandro Bellantoni,
questo incontro, che siamo lieti di poter ospitare al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il tema della comunicazione al pubblico, della comunicazione istituzionale da parte delle pubbliche amministrazioni è un tema che ha assunto nuove connotazioni e una nuova rilevanza, in primo luogo perché la trasformazione digitale, che ovviamente riguarda i mezzi di comunicazione, ha imposto appunto una comunicazione nella quale il web ormai è diventato uno strumento di uso comune, ma anche e sempre più il ricorso ai social media, che pure le amministrazioni stanno utilizzando, ma che è l'ultimo strumento che si è affacciato nel panorama degli strumenti possibili e rispetto al quale evidentemente ci sono ancora molte potenzialità che possono essere sfruttate. Il secondo motivo per cui la comunicazione istituzionale assume oggi rilevanza e connotazioni diverse è che ci muoviamo in un contesto amministrativo modificato in molte parti in modo rilevante dalle riforme che sono state portate avanti, in particolare dal nostro ministro. Una per tutte, voglio ricordare, ma lo ha già fatto Sergio, è quella che ha portato all'introduzione dell'accesso civico generalizzato, nota in gergo come FOIA. Questa legislazione la conoscete, però come diceva Stefano introduce un salto di paradigma importante rispetto alla situazione precedente, perché consente a chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni atti e documenti di cui è in possesso senza avere, come in precedenza era richiesto, un interesse qualificato, e quindi questo significa che le pubbliche amministrazioni devono attraversare processi di cambiamento anche a livello culturale importanti, ma sicuramente sul piano organizzativo, sul piano tecnologico, e anche la comunicazione deve fare la sua parte mettendosi a disposizione di un processo importante e facendolo utilizzando anche gli strumenti più avanzati, che sono quelli che sempre di più si stanno affermando, si sono affermati nella comunità degli utenti. Infatti non è un caso che nella circolare, che pure richiamava prima Sergio, del 2018, che il Dipartimento ha definito per favorire la migliore applicazione possibile di questa nuova legislazione, nell'ottica di aiutare le amministrazioni a organizzarsi al meglio, ma e quindi per questo nell'ottica di favorire una migliore fruizione di questo che possiamo considerare un vero e proprio servizio informativo da parte delle amministrazioni verso i cittadini, abbiamo specificamente previsto nell'articolo 8, il punto 8.2, che le amministrazioni possano utilizzare i social media per rendere il più possibile pubbliche le informazioni che sono di interesse generale. Quindi appunto questo è un esempio sicuramente il più importante, ma non l'unico, che fa emergere l'importanza della comunicazione istituzionale, della nuova comunicazione istituzionale, di una comunicazione istituzionale che viene appunto rinnovata e resa più efficace, resa più per la capacità che ha di raggiungere i suoi interlocutori, ma anche per la possibilità di rendere più forte e radicato il dialogo tra amministrazione e cittadini, può oggi riservare e realizzare. Non la voglio fare troppo lunga perché c'è una importante relazione introduttiva che Sergio dovrà fare, e poi ci sono molti altri relatori, però prima di chiudere vorrei aggiungere un elemento, e cioè dire che la circostanza che questo incontro qui nel Dipartimento della Funzione Pubblica su questo tema avvenga nel corso della
settimana dell'amministrazione aperta, che quest'anno vede la sua seconda edizione, una circostanza particolarmente favorevole. Come sapete, la settimana dell'amministrazione aperta è un impegno che l'Italia ha assunto nell'ambito del piano d'azione definito nell'ambito della sua partecipazione alla Open Government Partnership. Il piano è il terzo piano, appunto, che copre il periodo 2016-2018, e siamo alla seconda edizione. Ieri abbiamo avuto l'evento di inaugurazione, penso che poi Ernesto aggiungerà qualche elemento che io mi limito solo ad accennare. Abbiamo avuto l'evento di apertura a Milano, un evento internazionale a livello europeo che aveva al centro il tema della partecipazione, altro tema rispetto al quale la comunicazione può svolgere un ruolo sicuramente importante. Siamo all'avvio ancora della seconda edizione della settimana di amministrazione aperta. Siamo molto contenti del risultato, almeno per ora in termini quantitativi, perché il numero di eventi che è previsto nel calendario, che tutti possono consultare nel sito open.gov.it, ha superato significativamente quello dello scorso anno. Quindi siamo contenti come funzione pubblica, ma anche grazie alla leadership politica che la Ministra Maria ha voluto imprimere a questa attività, di aver contribuito significativamente a diffondere i principi, le logiche, le pratiche dell'open government nella pubblica amministrazione italiana e anche nella società italiana, perché, come sapete, non sono solo le pubbliche amministrazioni ad attivarsi in questo contesto, ma sono anche le organizzazioni della società civile, il settore privato e così via. Quindi siamo contenti di questo, che consideriamo un risultato che possiamo ancora migliorare, ma siamo anche contenti che per questo ormai ci viene riconosciuto a livello internazionale un ruolo importante in quest'ambito. Chiudo qui la mia introduzione ringraziandovi di nuovo per essere qua, ringraziando di nuovo Stefano e Alessandro Bellantoni, e augurandovi un buon lavoro. Vi anticipo che non potrò rimanere fino alla fine perché abbiamo un altro impegno, appunto, legato alla settimana dell'amministrazione aperta. Grazie.